In questo momento io ho collegato il cavetto di questo telefono Android e Android si sta predisponendo installando le applicazioni compatibili con il sistema Android Auto. Io quando ho collegato il cavetto immediatamente l'auto mi ha proposto queste due icone. Premendo Android Auto il telefono mi ha chiesto: vuoi che io scarichi le applicazioni che sono compatibili con questo protocollo? Io ho detto di sì e vedete, sta scaricando. Allora, ci ha detto che dobbiamo scaricare l'ultima versione. Proviamo, andiamo su Play Store e cerchiamo Android Auto. Eccolo qua. Allora, vedete che lo schermo è già cambiato. Consentire, eccolo qua, è arrivato. Allora, io do ancora il consenso per l'accesso ai messaggi e io adesso ho Android Auto. Vedete che tra l'altro nel frattempo posso utilizzare il cellulare Android anche normalmente. Colleghiamo. In automatico, dopo aver fatto l'installazione sul telefono e aver abilitato il collegamento, diciamo il protocollo di comunicazione tra telefono e macchina, Android Auto, connessione in corso. Queste sono le nostre applicazioni di Android Auto. Possiamo utilizzare il microfono per dare dei comandi vocali al cellulare, all'assistente vocale di Google, quindi di Android. Che tempo farà questa sera a Torino? Stasera a Torino le previsioni danno 15 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Adesso ci sono 18 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. E va bene, avremmo potuto scegliere il meteo. Sentiamo le notizie. Le notizie sono curiose perché attraverso le notizie Google ci propone gli ultimi notiziari registrati dalla radio. Vediamo quali sono le ultime notizie. Vedete, c'è il RTL 102, quindi questo telegiornale. Non avevo alzato il volume. Non ci piace questa radio, vediamo. Trasmesso da Sky TG24 oggi alle 11:30 del mattino. Non so con quale criterio li scelga, però noi abbiamo la possibilità di ascoltare attraverso Android Auto le notizie abbastanza recenti. Ok, non vogliamo più ascoltare le notizie, mettiamo in pausa, vogliamo andare da qualche parte. Attiviamo il navigatore del cellulare con la lente di ingrandimento e andiamo a scegliere Torino, come sempre. Torino Porta Nuova, andiamo qui, ok? Volessimo caricamento percorso, partiamo, facciamo la nostra strada, eccetera. Torniamo a tutte le applicazioni, queste sono quelle di Android Auto, ok? Quindi basta in realtà inserire lo spinotto USB nello slot, attivare ma la procedura è guidata tra telefono e auto il collegamento, aggiornare se non l'avete l'applicazione Android Auto sul cellulare e poi queste sono le applicazioni che si possono utilizzare. Adesso proviamo a fare la stessa cosa con l'iPhone e il cavetto originale. Questo è un cavetto originale Apple, quindi non so dire se poi funzionerà allo stesso modo con un cavo non originale. Eccolo qua, Apple CarPlay. Andiamo. Possiamo andare a posizionare. Io qui avevo già in realtà un cellulare abbastanza aggiornato e qui ho tutte le cose che posso fare con Android Auto. Vuoi scrivere un nuovo messaggio o effettuare una chiamata?
con Apple CarPlay, scusate. In realtà parte in automatico Siri proprio per evitare di farmi utilizzare le mani e quindi io posso utilizzare l'assistente vocale per fare tutto. Adesso non capirà nulla perché è mezz'ora che parlo. Mi dispiace. Andiamo a vedere le impostazioni. Queste sono le impostazioni di Apple CarPlay, quindi l'aspetto sempre scuro, posso andarlo a modificare e fare automatico in base a luminosità eccetera, lui si attiverà. Lo sfondo posso andarlo a cambiare, mettiamo questo, imposta e va benissimo. E andiamo ancora indietro, suggerimenti in dashboard, mostra copertina, non è una cosa che ci interessi, e quindi torniamo qui. Ok, vedete, lo sfondo è cambiato, posso ascoltare le canzoni che ho, devo alzare. Torniamo alle nostre, o Spotify, Telegram, il calendario, audiolibri, podcast eccetera. Posso anche utilizzare come navigatore qui, ovviamente posso cercare benzinai, parcheggi, caffè, alimentari. Allora proviamo a attivare l'utilizzo di mappe con l'app. Dove vorresti andare? Mostrami il benzinaio più vicino. Il distributore di benzina più vicino che ho trovato è da Pice Elisa in via Torino a Somariva. Ok, va benissimo. Dove vorresti andare? Portami in via Roma 50 a Torino. Ecco le indicazioni per via Roma 50 a Torino. Ok, e quindi qui partirebbe la navigazione, eccetera. Vai, ovviamente se io dico vai, altrimenti torniamo indietro. Vediamo di nuovo alle nostre applicazioni, abbiamo il telefono, tutti i numeri che possono interessarmi con le chiamate recenti, i contatti eccetera. Ok, spero che questo breve tutorial vi sia servito. Come al solito, se davvero apprezzate, mettete un like e magari iscrivetevi al canale. Intanto grazie perché siete già veramente tanti. Grazie e buoni chilometri a tutti. Ciao!